28 febbraio 2020. Maniche corte. Boh. Quando ci cominceremo a preoccupare, ragazzi, sarà tardi. Che suono. Applicazione Shimano Unlocker, che è disponibile per Apple e Android. Si riescono a tarare i parametri dell'erogazione della coppia, sia in eco ma a piacimento, quindi si può, per esempio su questa qui che monta l'SC7000, abbiamo alzato leggermente l'eco ed effettivamente cambia molto l'assistenza. Per un giro lungo si sta tranquillamente con l'eco, con tranquillità si va ovunque. Come oggi che è l'ora di pranzo, abbiamo un po' di fretta, motore a trail, e anche qui si fa qualsiasi pendenza. Consumerà un po' di meno perché abbiamo fatto 350 metri di dislivello in modalità trail e abbiamo fatto fuori una prima lineetta. Eccola qua. Per tutti i motori Shimano, che cos'è intanto lo Steps Unlocker? Allora, intanto è un'applicazione che si connette via Bluetooth con il computerino Shimano e permette di variare tutti i parametri della bici. Allora, che succede? Succede che intanto non si paga quasi niente perché costa 1,69 euro e non si vanno a spendere centinaia di euro per E-Plus o Polini o Speed Up o qualsiasi di queste modifiche. Poi a 1,69 euro c'è solo la possibilità di variare i parametri, quindi potenza di picco e rapporto in percentuale dell'assistenza del motore. È comodissimo, per dire, sulla mia Pivot, che è un SC7000, ha un eco praticamente inesistente, e con questa applicazione sono riuscito a potenziarlo leggermente. Leggermente perché tanto basta per sentire un po' d'aiuto. È interessante per un altro motivo, ovviamente. Pagando 40 euro arriva un'email che si connette con l'applicazione e sblocca l'applicazione, il che consente di variare la circonferenza della ruota. Variando questo, ovviamente si ha la bici sbloccata. Saltano tutti i parametri del contachilometri, però effettivamente quando si è sui falsi piani si pedala, la bici va veramente quanto si vuole. Vedi, la bicicletta non si ferma, continua a spingere. Obbligo dire che non è legale, non è norma di legge, quindi se qualcuno vi fa un culo così dopo sono cavoli vostri. Non è a norma neanche per fare le competizioni, quindi gare d'enduro eccetera, non si può avere la bici sbloccata, però dal punto di vista dei parametri del rapporto di coppia non dovrebbero esserci controindicazioni. Sulla bici è un mese che è installato, quindi non è il primo giorno che l'ho usato e dico che figata, no. È molto veloce, si spegne la bici, si connette l'applicazione, mentre si riaccende la bici entra in collegamento con l'applicazione. Si aggiorna in 3 secondi, si può fare in qualsiasi momento e non c'è bisogno che l'applicazione continui a colloquiare con la bici, perché una volta spenta la bici aggiornata rimane come l'avete messa voi. Interessantissimo, 1,69 euro su tutte le piattaforme, Apple, Android, funziona dappertutto. Promosso a pieni voti, veramente. Ciao, alla prossima. Adesso andiamo su Sherwood.
fermi lì. Dopo un po' che non si fa, è bella.